Fino ad adesso io vi ho insegnato che io ebbi, cioè il passato remoto, e io ho avuto passato prossimo. Io vi ho detto fino adesso che questo in inglese, questi due, vengono tradotti o detto in inglese come past simple, cioè I had. Ve l'ho detto per motivi didattici, però in realtà questi due tempi in italiano hanno una diretta corrispondenza in inglese. Io ebbi, è giusto, questo è I had. Cioè è il past simple. Mentre invece io ho avuto, questo bisognerebbe dire I have had. E questo è il present perfect, quello che si chiama il present perfect. Noi adesso guarderemo bene come si forma e come si usa il present perfect, però prima di fare quello dobbiamo fare una piccola parentesi in italiano, perché io ho insegnato l'inglese a Bari, l'ho insegnato a Firenze e ho insegnato l'inglese a Torino e ho notato che ho avuto difficoltà a insegnare il present perfect sia a Bari che a Torino, mentre invece a Firenze non ho avuto nessuna difficoltà. Quindi mi chiedevo, ma perché? Come mai i toscani sembra che loro non hanno problemi con questo present perfect, mentre invece quelli di Torino e quelli di Bari sembra che sia una cosa molto difficile da capire. Quindi la risposta, diciamo, al problema viene dall'uso dell'italiano che si fa, cioè com'è che viene utilizzato in italiano il passato remoto e il passato prossimo. Allora, posso già dirvi che in linea di massima a Torino, in Piemonte, nel settentrione dell'Italia, si tende a fare molto più uso del passato prossimo. Molto raramente sento nel nord dell'Italia, molto raramente sento una forma tipo io ebbi, io andai. È difficile che lo sento, sì, ovviamente c'è, magari nello scritto, ma nel parlato lo sento veramente poco. Mentre invece a Bari io sentivo molto l'uso del passato remoto, sentivo molto io ebbi, io andai, e al contrario non sentivo molto l'uso del passato prossimo. Quindi sembra che ci fosse una diversità, una differenza nell'uso del linguaggio italiano. A Bari si faceva maggiormente uso del passato remoto e invece a Torino si faceva maggiormente uso del passato prossimo. In Toscana, invece, ho notato che c'è molto più equilibrio fra il passato remoto e il passato prossimo. Sembra che fanno la differenza fra i due tempi e c'è una differenza. Per spiegarvi questa differenza, io non ho la pretesa di insegnare a voi l'italiano, però voglio che vi rendiate conto di qual è questa differenza, com'è che viene usato il passato prossimo e il passato remoto secondo la crusca. Io credo che se mi appoggio alla crusca non potete dirmi niente, quindi farò esattamente così. Quindi sull'uso del passato remoto, questo è quello che dice la crusca. Quando ci riferiamo ad avvenimenti del passato lontano o recente, questo è molto importante, lontano o recente, noi possiamo percepirli o come collegati col presente
o come separati da questo. Li sentiamo collegati col presente quando fissiamo l'attenzione sul perdurare dei loro effetti, non dell'azione, ma dei loro effetti. L'uomo è comparso sulla terra, questo è passato prossimo, anche se è successo tanto tempo fa. Quindi l'uomo è comparso sulla terra all'inizio dell'era quaternaria. È comparso, quindi vuol dire è comparso e ci vive tuttora, ok? È collegato col presente. Oppure, quando collochiamo eventi e azioni in una cornice temporale che include il presente, fin dai tempi più lontani, okay? Questo è molto lontano nel passato, no? Eppure usiamo il passato prossimo qua. Quindi, fin dai tempi più lontani, l'uomo ha sfruttato l'ambiente naturale, quindi passato prossimo. Stiamo parlando dai tempi più lontani fino ad oggi, ok? Passato prossimo. Avvertiamo, andiamo avanti, avvertiamo invece eventi e azioni come separati, distaccati dal presente, quando li consideriamo nel loro compimento e conclusi. Non ne cerchiamo le tracce nel momento attuale, ma li collochiamo in un momento particolare del tempo già trascorso. Quindi, per esempio, quando l'uomo apparve sulla Terra, era appena incominciata l'era quaternaria. Allora, in questo caso, stiamo parlando proprio del momento che è apparso l'uomo sulla Terra, no? E usiamo qua il passato remoto. Allora, la buona notizia è che l'inglese è identico a questo, è uguale, non cambia niente, è la stessa identica cosa. Usiamo, o avrei usato qua, il passato prossimo, cioè il present perfect, l'avrei usato nello stesso modo che viene usato qua. E avrei usato il past simple nello stesso identico modo che viene usato qua. E addirittura usa anche lo stesso ausiliare. Nel passato prossimo usiamo in italiano avere, okay? Più il participio passato, e guarda caso anche in inglese usiamo have più il participio passato. Il problema sta quando usarlo o meno. Basta sapere bene l'italiano e voi saprete quindi usare bene il present perfect e il past simple, in inglese. La scelta del passato prossimo e del passato remoto non dipende dalla distanza temporale degli avvenimenti. Questo è molto molto importante capirlo. Ve lo sto dicendo non per l'italiano, ma per l'inglese. A parte che sento tanti italiani dirmi che dipende da quanto è lontano nel passato. No, veramente non c'entra niente. Non dipende dalla distanza temporale degli avvenimenti, ma dipende dalla collocazione che diamo a questi rispetto al momento in cui ne parliamo e dal punto di vista dal quale li consideriamo, cioè dall'atteggiamento con cui percepiamo il passato. Quindi usiamo il passato prossimo per esprimere un'azione compiuta o un accadimento che lasciano tracce nel presente, ok? Usiamo il passato prossimo per manifestare il distacco e quindi la lontananza di tali avvenimenti dal momento in cui ne parliamo. Quindi dobbiamo perciò intendere remoto, non come distante, no? Nel suo significato etimologico di separato, staccato, rimosso. Invece prossimo come indicante vicinanza o attualità psicologica. Quindi è naturale che i legami con il presente si allentino più facilmente per gli avvenimenti lontani e si mantengono più saldi quanto più questi sono recenti. Quindi dirò: Giulio Cesare morì nel 44 avanti Cristo, perché il fatto non mi appare in alcun modo collegato con la situazione in cui mi trovo a parlarne. Mentre invece dirò: stamattina, ma potrei anche dire ieri o 2 giorni fa, è morto il mio vicino di casa.
perché sento come attuale l'accaduto, ne avverto le conseguenze, lo riporto alla mia esperienza soggettiva, conoscevo quella persona, ora non c'è più. Poi l'articolo della Crusca finisce con appunto sottolineare quello che io dicevo del Bari, Toscana e Torino. Quando dice Giovanni Nencioni pone anche l'accento sull'aspetto diatopico del problema, ovvero sulla diversa distribuzione geografica della scelta fra i due tempi verbali, sottolineando come l'alternanza del passato prossimo col passato remoto, nella lingua sia parlata che scritta, non è uniforme in Italia, perché vi influisce anche il sostrato dialettale dei parlanti o scriventi. Le migliori grammatiche dicono che nell'Italia settentrionale prevale l'uso del passato prossimo, nell'Italia meridionale l'uso del passato remoto, benché il passato prossimo vi acquisti terreno. In Toscana l'alternanza è tuttora viva e significativa, e questo è molto importante, soprattutto per questo tempo qua. Quindi vediamo degli esempi e poi andremo a vedere un po' più come usare questi tempi. Quindi io potrei dire, prendiamo questo articolo della Crusca come buono e proviamo a immaginare che io sono adesso in Toscana, dove c'è l'utilizzo dei due tempi verbali, no? Dove c'è questa alternanza fra i due tempi. Allora, in Toscana io potrei dire ho perso le chiavi. Ok, ho perso le chiavi. Oppure potrei dire persi, visto che c'è l'alternanza fra i due tempi verbali. Potrei dire persi le chiavi ieri. In questi tempi verbali sto dicendo delle cose diverse. Nel primo ho perso le chiavi, io sto dicendo uno che non ho le chiavi e ho perso le chiavi. Quindi sto dicendo due cose, sto dicendo che uno c'è stata l'azione passata che io ho perso le chiavi, ma sto anche dicendo con ho perso le chiavi che io adesso non ho le chiavi, quindi non possiamo chiudere la casa, quindi non possiamo entrare in macchina perché non ho le chiavi. Sto dicendo due cose quando dico ho perso le chiavi in Toscana. Invece se io dico persi le chiavi in Toscana, dico soltanto che ieri persi le chiavi e non so niente dell'adesso. Non ho idea di se ho le chiavi adesso o no. Non sto dicendo niente sul adesso. Sto soltanto parlando o dicendo che ieri ho perso le chiavi. Ma magari adesso ce le ho le chiavi. Magari sono in tasca, magari le ho ritrovate. Non so niente della situazione presente. So soltanto che ieri le ho persi. Ok? Allora andiamo adesso a vedere cosa succede a Torino. Se io vado a Torino, molto probabilmente sentirò questo. Ho perso le chiavi. E ho perso le chiavi. Allora, in questo caso, il contesto me lo dirà, nel primo caso sto dicendo non ho le chiavi, diciamo qua ieri, e sto anche dicendo che ho perso le chiavi, quello che dico a Torino. Nel secondo caso sto soltanto dicendo che ieri persi le chiavi.
ma non sto dicendo niente sulla situazione attuale. Quindi a Torino userei lo stesso tempo verbale, però sto dicendo delle cose diverse. Quindi per me questo non è, cioè, è un po' imperfetto, c'è l'uso dei tempi verbali qua. Le vedo un po', non so, cioè vedo qualcosa di un po' strano. Non vorrei dire, ma non mi quadra molto, logicamente, questo uso dei tempi verbali. Mi quadra qua, forse perché sono inglese, ma qua non mi quadra molto. È la stessa cosa con quello che succede a Bari. Se io vado a Bari invece, probabilmente sentirò persi le chiavi. E ieri persi le chiavi. Qua stiamo facendo uso del passato remoto, però nel primo caso stiamo facendo l'uso del passato remoto, però comunque magari voglio parlare dell'adesso. Comunque sia, sto usando il passato remoto. Quindi per me dà un po' di confusione questo. Ok, quindi sto dicendo qua non ho le chiavi. E qua sto dicendo che ho perso le chiavi. Sto dicendo queste due cose. Invece nel secondo sto semplicemente dicendo che persi le chiavi. Allora, tutte queste forme, cioè questo e questo sono uguali, stiamo dicendo la stessa cosa, è solo che stiamo usando un tempo verbale diverso per dirlo, no? Allora, tenendo presente questa cosa qua, per imparare il present perfect dovete fare affidamento al modo toscano di parlare, cioè fare questa alternanza fra ho perso e persi, ed è un'alternanza che non si fa tanto a Torino e che non si fa tanto a Bari. E quindi ecco perché gli italiani, se non sono della Toscana, hanno più problemi a creare questo, usare in modo corretto il tempo del present perfect. Avere in italiano può essere utilizzato sia come verbo per esprimere un concetto di possessione, ok? Quindi io ho una macchina, ok? Possiedo una macchina, questo è avere come possedere, io possiedo una macchina, ce l'ho, però avere in italiano può essere anche usato come maniglia, no? Una maniglia per costruire i vari tempi verbali. Quindi io posso dire, per esempio, ho perso il gioco. In questo caso o non è possessione, non sto dicendo che io possiedo la perdita del gioco, è semplicemente una maniglia per creare il tempo, si chiama un tempo composto, perché c'è verbo avere più il participio passato, perso, questo è il participio passato, quindi per creare questo passato prossimo dobbiamo usare o più il participio passato. E questo mi crea il tempo verbale passato prossimo in italiano. Quindi qua stiamo utilizzando quello che si chiama participio passato. E segue, il participio segue il verbo avere, coniugato in questo caso al presente, ok? Ho perso. Allora, il participio passato dei verbi
regolari in inglese è sempre uguale alla forma del passato. Quindi, se io prendo il verbo to decide, noi sappiamo che decide è un verbo regolare. Quindi al passato, diciamolo al passato, ok? Passato decided. Perché noi sappiamo che ai verbi regolari, al passato, aggiungiamo ed. E il participio passato è uguale con i verbi regolari al passato. Quindi participio, anche in questo caso, decided. Ok? Quindi il participio passato dei verbi regolari in inglese è uguale al passato. Allora, come diresti quindi? Usando il participio ho preparato. Usando il participio passato, no? E come diresti preparai. Qua adesso andiamo a parlare in toscano, no? Preparai. Come diresti ho preparato, ho aspettato. Invece aspettai. Come diresti? Ho chiesto. E come diresti? Chiesi. Quindi ho preparato, I have, mettiamo l'ausiliare in questo caso perché vi ho chiesto il participio passato qua, quindi ho preparato, I have prepared. Preparai, I, questo è passato, solo passato, I prepared. Ho aspettato, I have waited. L'utilizzo di questo tempo lo vedremo poi, però adesso concentriamoci soprattutto sulla forma, no? Quindi aspettai, I waited. Ho chiesto, I have asked. Ma chiesi, I asked. I asked. Ok, quindi come diresti non ho aspettato. E come diresti ce l'ho. Ce l'ho. Non ce l'ho. Chiesto. Non ho chiesto. Ok? Oppure proviamo. Avete aspettato? Avete aspettato? Quindi non ho aspettato, I have not waited. Qua usiamo la maniglia have come qua e dopo la maniglia aggiungiamo il not, quindi I have not waited. Ce l'ho, I have it. Non ce l'ho, I negativo presente, I don't have it. I don't have it. Non ho chiesto. Questo è con verbo avere, quindi I haven't
I have not asked. Avete aspettato? Ok, questo è anche lì, passato prossimo con il verbo avere, quindi mettiamolo in inglese. Have you waited? Ricordati che stiamo parlando qua nell'italiano, sto usando l'italiano, diciamo, toscano, ok? Perché in Piemonte, se usi avete aspettato, potrebbe essere anche tradotto come did you wait, no? Ma per non avere la confusione, rimaniamo con l'italiano toscano. Quindi per imparare bene il present perfect, questo tempo qua, cercate di fare un attimo un ripasso dei due tempi verbali in italiano, passato prossimo e passato remoto. Se voi avete ben chiaro come dovrebbe essere utilizzato quei due tempi lì, non avrete problemi con il present perfect. Mentre invece se voi partite da un punto di vista torinese per imparare il present perfect in inglese, avrete dei problemi. E stessa cosa vale per uno di Bari. Avrà anche lui o lei dei problemi. Ok? Quindi l'importante è chiarire bene prima cos'è il passato prossimo e cos'è il passato remoto. E non è una questione di distanza nel tempo, è una questione di effetto sul tempo di adesso o meno, per durare nel tempo fino adesso oppure avere un effetto sul tempo adesso. Questa è la differenza.